I ricercatori di Tor Vergata e soprattutto il Parco Scientifico prende delle iniziative che sono una maniera di collegare l'attività produttiva con la ricerca, e la cerimonia di oggi ne è una testimonianza, perché i premi che sono conferiti sono conferiti a ricerche che poi hanno determinato un prodotto che è passibile di industrializzazione e quindi di entrare nel mercato del lavoro. Sostenere l'economia della conoscenza è questa la missione che l'Università di Tor Vergata, tramite il settore parco scientifico d'Ateneo, sceglie di svolgere nell'ambito delle iniziative promosse dal progetto Spinover. Cos'è Spinover? Spinover è un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato dall'Università di Tor Vergata, che si occupa di sostenere la nascita e la creazione di imprese innovative, cioè imprese che partono dai risultati della ricerca universitaria, dalle competenze costruite all'interno dell'università, per creare delle occasioni di sviluppo per il territorio. 345.000 euro per 18 imprese laziali. Ecco una buona notizia e un evento in questo periodo fuori dall'ordinario. 20.000 euro ogni impresa. Sì, oggi abbiamo premiato 18 imprese e non sono dei premi legati solo a un'idea, spesso noi diamo dei premi sull'idea di innovazione, in questo caso invece noi premiamo dei progetti molto più concreti e quindi noi abbiamo dato più che un premio un finanziamento per fare quell'ultimo stadio che porta l'impresa dall'idea del laboratorio verso il mercato. Alla cerimonia di premiazione presenti le 18 imprese vincitrici del bando finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le quali è stata allestita una hall tecnologica che ha offerto loro la possibilità di illustrare le ricerche e le attività. Dobbiamo questo al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha messo a disposizione fondi per creare questo progetto, che mette in rapporto quella che è la ricerca, cioè i risultati ottenuti dalla ricerca, con le imprese di nuova ma anche vecchia formazione. Cioè tutti quelli che sono i brevetti dell'università andrebbero a incrementare lo sviluppo di nuove tecnologie e quindi lo sviluppo di nuove imprese. Sono variegati gli ambiti di ricerca delle aziende che hanno vinto il bando? Sì, questo perché sono delle sollecitazioni che noi abbiamo fatto a livello di Ateneo e quindi coprono le diverse conoscenze sia per quanto riguarda i settori scientifico disciplinari sia per quanto riguarda le facoltà, per cui lei troverà dentro aziende che si occupano di alghe o aziende che si occupano di meccanica, e queste ovviamente sono più legate a scienze o più legate a ingegneria.